Ciao amici e benvenuti in questa nuova lezione di inglese. Ho ricevuto tante, tante richieste di continuare col corso di inglese. Mi scuso perché non ho avuto niente tempo negli ultimi 2 mesi, diciamo, e avevo abbandonato il corso di inglese, però ora riprendo. Oggi vi voglio insegnare un po' di vocaboli che si trattano nel date, data, giorni, mesi e così via. Allora, solo una lezione di niente grammatica, solo di qualche vocabolo che voglio iniziare con voi il mio corso di inglese con queste parole. Allora, iniziamo. Oggi si dice today, tutti i giorni. Ogni giorno si dice every day, every day. Ieri, yesterday. Un giorno, one day. O a day, one day. Quel giorno, that day. Questo giorno, this day. Questa mattina, stamattina si dice this morning. This è questa, morning è mattina. This morning. Domani mattina, tomorrow morning. Ieri mattina, yesterday morning. Stasera, this evening. Nella sera o alla sera, in the evening. Quindi this evening, in the evening. Notte, night. Stanotte, this night. L'altra notte, la notte di ieri sera, last night. Domani notte, tomorrow night. L'altro ieri si dice the day before yesterday. L'altro ieri notte si dice the night before last. Per fare l'espressione fa, 2 giorni fa, 3 mesi fa, si usa ago alla fine del tempo. Quindi 2 giorni fa, 2 days ago, 2 anni fa, 2 years ago, 2 settimane fa. Tre settimane fa, 3 weeks ago. Quindi dobbiamo mettere questa ago alla fine per fare fa. Pomeriggio si dice afternoon. Domani pomeriggio si dice tomorrow afternoon. Questo pomeriggio, this afternoon. Ieri pomeriggio, yesterday afternoon. Quindi potete anche giocare con le parole che abbiamo già imparato, this. Per dire tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, possiamo usare every all'inizio. Every day, every morning, every Wednesday, every Christmas, every year, every month, every and every and every. Per fare da un giorno a un altro giorno, noi diciamo, per esempio, dal lunedì al venerdì, from Monday to Friday. So from Monday to Friday aprono gli uffici. The offices are open. Per fare prossimo, la prossima, invece di fare fa, come abbiamo imparato con go alla fine, in inglese usiamo next invece dalla fine all'inizio della frase. Quindi next Sunday, prossima domenica, next week, prossima settimana, next month, prossimo mese, next year, prossimo anno, next Christmas, next Easter e così via. Next all'inizio. Invece per fare scorso, scorso anno, la scorsa estate, usiamo il termine last e lo usiamo all'inizio, quindi non come fa alla fine della frase. Last year, last month, last summer e così via. Last vuol dire l'ultimo, scorso. Per dire un anno, nel 1986, in inglese si dice in 1996, no? In 1984, e quindi in e poi l'anno. Invece, se vogliamo specificare nell'anno così via, in the year of 1996, something happened. Quindi in the year, nell'anno, traduzione letterale. In the year of the, in the year of 1996, patata. Ok, alla fine settimana tutti sappiamo che si dice weekend. Alla fine del mese si dice at the end of the month. Non possiamo fare month end. Perché weekend letteralmente vuol dire fine settimana. Fine mese non possiamo fare come in italiano, quindi non possiamo dire month end, possiamo fare at the end, alla fine of the month, del mese. At the end of the day, alla fine del giorno, at the end of the year, ok? Poi,
voglio insegnare anche come si dice gli avverbi del tempo, ad esempio tutti, giornaliero, mensile e così via. Allora, per dire giornaliero si dice daily, daily viene la parola day, però diventa una parola sola con ly, perché ly, poi vi insegnerò in altri video, fa l'avverbio. Allora, daily, giornaliero. Poi abbiamo mensile, monthly, monthly, quindi month con ly, monthly. Poi abbiamo annuale, yearly, yearly, from year più ly, yearly. Poi per fare due volte all'anno, due volte al giorno, due volte al mese, possiamo usare la parola twice, twice vuol dire due volte. Volta in inglese si dice time, ok? Una volta, one time, ok? Cinque volte, five times, però per dire due volte non si dice two times, si usa più twice. Twice a year, due volte nell'anno, in un anno. Twice a, quindi dobbiamo mettere a, dopo twice. Twice a year, twice a month, twice a day, twice a week, ok? Poi per finire voglio insegnarvi una cosa che forse l'avete già visto, però non avete capito cosa è, forse, non so. Quindi, quando noi diciamo il nono, stavo per dire il novesimo, è un sbaglio che ho sempre fatto quando sono appena arrivata in Italia, facevo il sesto, il settimo, l'ottavo, il novesimo, quindi il nono. Bene, vedi che in inglese quando si fa il nono, per esempio, mettiamo il numero 9 o scriviamo anche 9 e poi mettiamo una TH alla fine, proprio sopra, vengono, anche se voi cliccate sulla tastiera, vengono normalmente, automaticamente, queste TH sopra. Cosa sono? Nella pronuncia si dice 9th, 9th of May, ok? Il nono di maggio, 9th of. Questi sono per fare il nono, il primo, quindi numeri non cardinali ma numeri ordinali. Tutti hanno una TH in fondo, fourth, quattro, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth, tranne primo, secondo e terzo. Il primo si fa first, quindi trovate sempre una ST alla fine del numero 1 o della parola first. First, allora ST, no, una parola no, solo nel numero 1, quando scriviamo 1 e vogliamo fare il primo, basta scrivere il numero 1 e ST in fondo per far intendere first, il primo. E secondo, facciamo second, e quindi fanno cosa? Una ND alla fine del numero 2, quindi basta fare il numero 2 e mettere ND sopra. Una piccola trattina, forse riesco a farvelo vedere qui, se non riesco spero che mi avete capito cosa sto parlando. Second, e anche il terzo si fa, assomiglia al second, invece di ND si fa RD, perché third, allora fanno RD, l'abbreviazione della parola stessa. Quindi posso fare il numero 1 con ST, first, numero 2 con ND, second, e numero 3 con RD, third, e poi da 3 in poi, quindi 4 fino a 10 e così via, basta mettere TH che si intende fourth of the month, ok? Il quarto del mese, ok? Spero vi sia piaciuta questa lezione. Sono tutte parole da imparare perché continuerò proprio a fare un corso normale di lingua inglese, quindi voglio un po' arricchire il vostro vocabolario prima e poi entriamo nelle cose grammaticali difficili. Ok? Spero che vi sia piaciuta questa lezione. Se avete qualche domanda, qualsiasi dubbio, scrivetemi un commento qui sotto, mandatemi su Facebook, vi mando anche il link qui di mio Facebook. E ci vediamo alla prossima lezione di inglese. Qui non vi saluto con Masala, ma vi saluto con un bel see you!